Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Mi chiamo Paola e, come avete potuto notare dal titolo, oggi vi farò vedere i regali che ho ricevuto a Natale. Però prima di cominciare vi chiederei di rimanere insieme a me fino alla fine del video. Senza parlare di più, iniziamo. Come primo regalo vi faccio vedere questo. È un peluche a forma di ananas. Questo regalo me l'ha fatto mio figlio e vi devo dire che è stramorbido, morbidissimo. L'ananas è il mio frutto preferito e mio figlio ha azzeccato il regalo. Ecco qua. L'ananas. Come secondo regalo, come prossimo regalo è questo qua. È una candela profumata, adesso ve la faccio vedere, così. Questo regalo me l'ha fatto sempre mio figlio, perché sa che mi piacciono le candele, ed è così, ha il profumo della cannella e vaniglia, però adesso vi faccio vedere come fa ad accendersi, perché questa candela io l'accendo da questa estremità e la fiamma man mano va fino all'altra. Questa candela profumata è particolare perché deve fare sia il suono che l'effetto a camino. Adesso proverò a farvi sentire il rumore. Fa anche lo scoppiettio che fa il camino. È carinissima, vi devo dire che non è. Il suo profumo appena l'accendo si sente per tutta la casa, non è come quelle candele che si comprano al supermercato, perché io ne compro tante, le compro al supermercato o all'Ikea, ma devo dire che non è uguale, e questa è in assoluto migliore, e anche l'effetto che fa. Come prossimo regalo vi faccio vedere questi vasetti qua. Sono quattro vasetti, questi me li ha fatti mia suocera, sono belli, sono per vasetti per la cucina, sono molto carini, ma a me sono già arrivati così, pieni. Uno ha le lenticchie, l'altro il sale grosso, il sale fino, sono arrivati perché mia suocera ha pensato già di riempirmeli. Sono arrivati così, sono quattro. Sono belli da tenere in cucina. Come prossimo regalo vi faccio vedere questi qua. Sono due animaletti che me l'hanno fatto mio marito e mio figlio, perché loro sanno che a me mi piace tanto fare l'albero di Natale e anche il presepe. Questi qua, gli animaletti sono per il mio presepe, infatti sono subito andate a finire lì. Questo qua secondo me è un toro, ma secondo mio figlio e mio marito è un bue. Secondo voi? Commentate pure qua. Che animale è? Invece qua, questo è un orango. Noi questi animaletti li avevamo già presi alcuni prima di fare il presepe a Città del Sole, al negozio. E vi devo dire che sono belli. Sono fatti bene, infatti sono già andate a finire nel mio presepe. Come prossimo regalo vi faccio vedere questo. È un completino di tazzine da caffè. Sono molto carine, semplice, guardate, hanno i puntini dorati e il bordo sopra.
so che me l'ha fatto uno dei miei fratelli, perché noi a Natale facciamo il Babbo Natale segreto, che consiste in mettere tutti i nomi, per chi non lo sa, consiste in mettere tutti i nomi in un contenitore e poi andare a pescarlo. Quello che è il nome che ti capita, devi fare il tuo regalo. Quello è il gioco. E quello infatti me l'ha regalato uno dei miei fratelli. E a me serve tanto perché io e mio marito prendiamo tanto caffè. È utilissimo. Come prossimo regalo vi faccio vedere queste due cose. Questa me l'ha fatto mio marito, perché sa che mi piace anche truccarmi. E anche questa. Faccio vedere prima questa, che è l'eyeliner di Huda Beauty. E dentro ha una punta così, stra sottile, e però è così rigida che riesco a truccarmi bene, sottile e rigida. Un eyeliner bello, ho pensato che mi voleva farmi questo regalo. E poi questa la palette di Huda, sempre di Huda Beauty, dell'ultima collezione che è. Adesso la apro così. Praticamente questa, alcune immagini su Instagram io l'avevo già fatti vedere a mio marito, così da mettere in testa che volevo quello per Natale. E meno male è servito, perché a Natale mi è arrivata questa. Sono felicissima, perché la volevo così tanto. L'ultima collezione di Huda Beauty ci sono. Faccio vedere come prossimo regalo, che sarebbe anche l'ultimo, sono queste scatole qua, che dentro ci sono gli stivali qua, queste, però vi devo raccontare cosa è successo con questi stivali. Praticamente quelli che mi ha preso mio marito erano altre. Siamo dovuti andare in negozio a cambiarli, perché quelli che mi ha preso mi andavano sì bene, ma mi stringevano qua sopra, sul polpaccio. Non riuscivo a tenerli, mi stringeva troppo e siamo andati a cambiarli. Meno male, in negozio ho trovato queste che mi sono piaciute. Sono lisce davanti, è un po' quello della parte sotto è di colore verde. Ho trovato queste, meno male, perché ce n'erano solo tre paio del mio numero, che è 36, e mi facevano comunque un pochino grandi. Come sei stata così gentile da mettermi un cuscinetto qua dentro, e da sentirle un po' più aderenti e comode, e ci è riuscita, perché sono più aderenti e comodi e mi piacciono. Però devo dire che gli altri stivali che mi aveva portato erano molto più belli, però non riuscivo a tenerli. E con questo ho finito, spero che il mio video vi sia piaciuto, spero rivedervi alla prossima. Commentate pure come avete passato il Natale, che regali avete ricevuto. Ci vediamo alla prossima!